Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra rubrica Ogni Mondo è Cultura. Ci stavo inquadrando e qui vicino a me ho una persona molto speciale per me, innanzitutto perché è un mio caro amico, ma anche perché Silvio Raffo, questo è il suo nome, che voi sicuramente conoscete, stasera è qui per raccontarci qualcosa di molto importante. Non divaghiamo, Silvio, la poesia. Cos'è la poesia e cos'è diventata oggi? Buonasera. Allora, se vogliamo partire dalla parola poesia, poiesis, significa creazione, no? Dal verbo greco poieo. Però è una creazione che si avvale delle parole e delle parole disposte in un determinato modo, cioè in un verso. Tecnicamente, quindi, la poesia è l'espressione di qualcosa che si sente e che si pensa in una maniera particolare che ha a che fare con la musica. Musica e poesia sono due sorelle, eh? Come diceva già Giovan Battista Marino del 600, ristoratrici, consolatrici delle afflitte genti. Allora, se non c'è la musica, non c'è la poesia. In che senso? Perché questa frase è ancora valida, anche se naturalmente la musica può essere presente in modi diversi, no? Conto è la musica creata dall'endecasillabo, che è il verso che ha trionfato per secoli, no? 15 sillabe nel mezzo del cammin di nostra vita, ritrovati con una selva oscura che tuttavia era smarrita. E un conto è se la musica è presente in un modo meno visibile, meno udibile, come nell'ermetismo o nella poesia contemporanea, in cui non ci sono più le rime, in cui non ci sono più questi versi tradizionali. L'importante è, indipendentemente dalla presenza di una musica più o meno melodica, la presenza di un sentimento, di una verità che viene espressa non perché qualcuno ha costretto il poeta a esprimerla, ma perché lui ha sentito quella necessità e abbia un ritmo. Sicuramente, se non è melodia, però un ritmo ci deve essere, altrimenti sarebbe prosa. Questa è per ora una spiegazione solamente tecnica del vocabolo. Che cosa significhi la poesia da un punto di vista culturale e da un punto di vista psicologico? Beh, un discorso anche molto complesso. Diciamo che la poesia è un modo di sentire la realtà e di esprimerla come se fosse un senso in più, un sesto senso, perché coglie di tutto ciò che vede il poeta, coglie qualche cosa che non è immediatamente visibile, coglie le essenze. È tutto a posto lì, standard. È diventato tutto bianco all'improvviso. Ah, Perfetto. perfetto, magnifico. Allora, il bianco va benissimo perché adesso parlo di Emily Dickinson, che come sapete vestiva sempre di bianco Mi dal hai 1852. anticipato. Emily cosa dice? Era un poeta, colui che distilla essenze incomparabili dalle specie più comuni, da oggetti familiari che vedemmo anche noi, però il poeta li ha colti in qualcosa di particolare e li ha espressi in modo che anche noi che li avevamo visti, magari percepivamo oscuramente queste sfumature nascoste, però il poeta gli ha dato una veste musicale. Quindi è come se ci fosse una qualità di percezione più sviluppata nel poeta rispetto a chi poeta non è. Percezione. Michela sa benissimo di che cosa si tratta. La percezione, tu sei dotata di molta percezione. Ecco, però il poeta ha una percezione che immediatamente traduce in parola con i versi, Con i con la versi. musica, con il A ritmo. questo proposito, Silvio, scusa se ti No, interrompo, non è ti un'interruzione. volevo chiedere, so che tu sei molto interessato alla psiche, perché da tutto quello che leggo ne ho sempre evinto una specie di interesse quasi morboso. La psiche.
anche sì, morboso nel senso sì, più ampio della cioè, parola. Una forte attrazione, sì, non l'attrazione fatale. Esatto, non l'argomento e il marito e la moglie. Per la psiche è vero. Esatto. Trovo molto più interessante tutto quello che abita la mente che non tutto ciò che vediamo e tocchiamo. Ma mi sembra ovvio che insomma il mistero, dice anche Jung, il vero mistero della natura è la psiche. E tu dici? Che cos'è la psiche? Nella psiche ci sono labirinti, grovigli e situazioni molto difficili da definire. La poesia molto spesso attinge alla psiche. E dà pace la poesia, soprattutto. Dà pace? Sì, quando hai scritto una poesia che sia veramente degna di tale nome, più che pace è una forma di catarsi, insomma è una creazione, è un parto e quel bisogno che sentivi è stato, diciamo, soddisfatto, anche se soddisfazione è una parola orribile, è stato appagato senza bisogno della realtà, certo. Cioè è un trasporre da un piano basso, perché so, molto spesso, insomma, è chiaro, basso, da una situazione fisica, da una situazione contingente, sì, a una dimensione più alta, che è quella del sublime, no? Oltre il sublime, bello e sublime, ti ricordi, il famoso saggio, ma trascendente, io ho avuto occasione di leggere alcuni autori, vabbè, uno dei miei preferiti è Rilke, trascendenza. Trascendo. Esatto. Ecco. Nelle tue poesie, e soprattutto nelle ultime, c'è un po' una ricerca, un'occhiatina su un mondo che potrebbe essere parallelo? Questa è una domanda un po'... Ma sì, perché no? Il mondo del pensiero è sempre un mondo parallelo. Adesso non è che noi crediamo in modo, diciamo, concretamente definibile a un'altra dimensione, è tutto molto vago, però che ci sia una dimensione che trascende la nostra, io l'ho sempre pensato e l'ho sempre sentito, anche perché sarebbe veramente... triste, deludente, sarebbe veramente ridicolo, insomma, tutta questa farsa. Anche i nomi, anche le parole che tu scegli sempre con cura, danno sempre un'idea di infinito, di ampio respiro. Sì, quasi mi ricorda l'incantamento, no? L'incanto è un'altra parola che mi piace molto. Sì. E la mia antologia si intitola Muse del disincanto. Molto. Perché? Perché oggi viviamo, questa è un'antologia della poesia del Novecento che ho pubblicato con Castelvecchi, l'ho intitolata Muse del disincanto perché purtroppo oggi noi viviamo, un bel po' ormai, in una dimensione più disincantata che incantata e anche dal punto di vista melodico la prosa, il fraseggiare prosaico è diventato più importante del fraseggiare poetico in senso tradizionale. E invece qua? E quindi disincanto, che è una cosa, sia è una condizione sia psicologica, perché siamo meno incantati dalla bellezza. Oggi parlare di bellezza è rischioso. Dicono, ma è rischioso. Bellezza? Ma cosa? Ma che cosa intendi per bellezza? Poi c'è il solito che ti dice, quelle banalità. Ah, ma non è bello ciò che è bello quel che piace. No, questo proprio non ci interessano queste frasi. Perché abbiamo bisogno? La bellezza è qualche cosa che, appunto, trascende il contingente e ha a che fare col cosiddetto sublime. Comunque, senza perderci troppo in questi ginepraj che dopo diventiamo troppo astratti, ecco, sì, il disincanto è una condizione psicologica e anche qualcosa a che fare con il canto che non c'è più. Ecco perché mi è piaciuto disincanto, perché sia psicologicamente va bene come vocabolo, perché siamo disincantati, cioè meno facili a essere incantati. E va bene anche perché dis, sì, è un prefisso negativo, sì, e poi incanto, che comprende la parola canto, quindi è attuale perché ha a che fare con una poesia che non ha più quel canto, quella dimensione melodica di una volta. Però io ho cercato in questa antologia di, come si suol dire, salvare il salvabile, cioè ripescare anche i meno conosciuti che danno ancora un certo tributo alla dimensione lirica,
Cioè, anche se è vero che la poesia è sempre meno lirica, quindi sempre meno cantabile, c'è ad ogni modo una sopravvivenza dell'elemento cantabile. In pochi, quando diciamo cantabile non vogliamo dire che è una canzonetta, certo. No, melodico. Allora, in questa antologia, oltre ai grandi, che ovviamente si devono sempre considerare, no? Qualche donna, tale, cioè, ho voluto dare spazio a tutti coloro che coltivano ancora la musa lirica e in questa dimensione hanno un grande peso le donne, la poesia femminile, perché nonostante si dica che insomma l'emancipazione femminile ha raggiunto livelli mai raggiunti prima, ed è vero, rimane tuttavia in ambito letterario, della critica letteraria, una certa diffidenza nei confronti della donna. Pensate che l'ultima antologia, una delle ultime antologie, quella di Mengardo, Poeti italiani del Novecento, della Mondadori, conteneva una figura femminile, una miriade di poeti, c'era una sola donna. Io lo trovo veramente assurdo, non c'era la Spaziani, non c'era la Merini, non c'era la Guidacci. Una donna, Amelia Rosselli, la più difficile di tutti. Ecco, vediamo appunto, Silvio, il libro che hai appena citato. Di Mengaldo, l'antologia di una quarantina di anni fa, dove purtroppo era presente una sola figura femminile. Ecco, nella mia invece ce ne sono 20, quindi addirittura. Una ventina. E so che anche a te, Michela, sono molto care le poesie in cui la psiche femminile si esprime. Non a caso ne parlavi poco fa di psiche. Ora c'è un testo con il quale vorrei iniziare la lettura, la recitazione, altrimenti rimaniamo troppo teorici, bisogna sempre sentire la voce dei poeti. È vero, ma è un testo della vita reale? È un testo di dell'antologia di Margherita Guidacci, stavamo appunto parlando delle donne dell'antologia, che si intitola Madame X, la dedichiamo a Michela. Madame X di Margherita Guidacci, dalla raccolta Neurosuite, titolo geniale, sono delle poesie che sono state scritte durante una degenza in ospedale psichiatrico. Tutti parlano sempre della Merini e dell'ospedale psichiatrico della Merini, eccetera. Invece c'è anche Margherita Guidacci che ha avuto la stessa esperienza e che ha scritto delle poesie anche più particolari di quelle di altri. Madame X, io non sono il mio corpo. Mi è straniero, nemico. Ancora peggio è l'anima, e neppure con essa mi identifico. Osservo di lontano le rozze acrobazie di questa coppia, con distacco, ironia, con disgusto talvolta. E a volte penso che la loro assenza sarebbe più piacere che dolore. Questa e altre cose. Ma mentre le penso, io chi sono e dove? È una poesia abbastanza inquietante che ci porta a contatto con quello di cui parlavamo prima, ossia col mistero della psiche. Da un punto di vista femminile. Un'altra breve poesia di una donna che io amo molto, che è Daria Menicanti, anch'essa dimenticata per vari motivi, perché sappiamo bene che i fattori che determinano il cosiddetto successo non sono quasi mai inerenti all'effettivo valore di un personaggio della letteratura, quasi mai. Sono dei fattori che dipendono appunto da conoscenze, da elementi biografici, da qualcosa che rende il personaggio pop, popolare, no? La Merini è un personaggio popolare perché ha una serie di comportamenti, fatti biografici, passaggi televisivi e così via molto frequenti che l'hanno resa più vicino, più commestibile. Altre poetesse, anche altri poeti, non avendo
connotati particolarmente rilevanti nella loro vita privata, o insomma non tutti possono essere dei personaggi, e per questo non hanno avuto in poesia il successo che pure meritavano. Daria Mendicanti è uno di questi casi, come Fernanda Romagnoli, come tante altre. Di Daria Mendicanti vi leggo, cioè vi recito una breve poesia intitolata Quale ero? A mano, quale ero, ritorno. Una che va vestita come capita, contenta del poco, di rari amici scontrosi, una dispari, felice di bere alla brocca della sua solitudine. Questi testi che vi ho detto, più che letto, sia Madame X della Margherita che Quale ero di Daria, non sono musicalmente parlando proprio tanto melodici, però non sono neanche sganciati totalmente dalla dimensione musicale. Vi siete accorti? Perché anche il verso libero può essere musicale. Se leggiamo Antonia Pozzi, ad esempio, un classico esempio, altra figura che in vita non ha pubblicato niente, per 50 anni dopo la morte nessuno se ne è mai interessato, finalmente nell'88 è uscita l'edizione completa delle sue poesie, io sono stato uno dei primi a metterla in antologia e adesso è molto nota. Antonia Pozzi, per esempio, ci dice nella poesia Pudore: se qualcuna delle mie parole ti piace e tu me lo dici, sia pure solo con gli occhi, io mi spalanco in un riso beato, ma tremo come una mamma piccola, giovane, che perfino arrossisce se un passante le dice che il suo bambino è bello. Questa poesia non è una poesia in metrica, è in verso libero, però è un verso libero in cui le parole, come deve essere sempre in poesia, sono collocate in modo da formare un'onda, se non proprio dichiaratamente melodica, però di una certa musicalità. Se qualcuna delle mie parole ti piace e tu me lo dici, sia pure solo con gli occhi, io mi spalanco in un riso beato, ma tremo come una mamma piccola giovane che perfino arrossisce se un passante le dice che il suo bambino è bello. È il miracolo del verso. La poesia è fatta di versi. Versus significa un'unità musicale che si interrompe e poi ne inizia un'altra. Non è detto che debbano essere sempre uguali come nelle endecasillabi dei sonetti. Michela scrive, anche lei sa benissimo di cosa stiamo parlando, no? Però anche se non segue uno schema, anche se la poesia non segue uno schema metrico, ed è giusto che non lo segua sempre, perché sennò sarebbe una gabbia, esatto, tuttavia non può perdere la connotazione fondamentale del poetare, del fare poesia, che è una certa qual musicalità, altrimenti è prosa. È semplicemente prosa che a un certo momento si spezza e va a capo, no, come quella di tanti pseudopoeti contemporanei. No, no signori, questo non è poesia. La poesia deve avere, anche se è sbagliato usare il verbo deve, che naturalmente nell'arte c'è tutta la libertà, però non ci sentiamo di definire poesia un componimento in cui ci sia l'assenza totale di un ritmo o di un'onda musicale. Silvio, grazie infinite. Un'ultima cosa, prosa. Io ho letto, come tantissimi hanno fatto, un libro meraviglioso, della mia. La voce, sì. La voce della pietra. Ah sì, il romanzo. Sì, è stato detto da molti, forse giustamente, che si vede che nei romanzi però sono romanzi di un poeta, nel senso che la mia prosa è una prosa che risente molto della cadenza ritmica. Io non me ne accorgo, però è vero. Anche nell'ultimo, Lo specchio attento, la postfazione di Sasha Piersanti fa proprio questo discorso dell'analogia, della forte somiglianza fra prosa e poesia nella mia narrativa, certo. E addirittura scompone tre periodi e li ricostruisce come se fossero poesia. Perché così? Perché mi viene così, ma non tutto.
tutti, io li ho letti quasi tutti i tuoi romanzi, quasi tutti. E quasi tutti, perché? Perché c'è qualcosa di nuovo. C'è qualcosa di nuovo. La voce della pietra, io l'ho letto. Benissimo. Diciamo che anche nei romanzi c'è quello che dicevi prima tu, cioè l'attrazione. Sì. Per qualcosa che ci trascende. Ed è quello il mio interesse, per quello dico quasi tutti, perché a me, come credo a te, non interessa molto la situazione che può essere. Guardi, io l'altro ieri stavo leggendo Calderon della Barca, che è uno dei miei preferiti. La vita è sueño. La vita è sueño, il mondo, ecco, è l'unica opera che io sono riuscita a leggere di Calderon della Barca, no? Autore spagnolo, perché nonostante tutti i suoi tecnicismi, il suo teatro, perché come ben sapete è stato uno dei grandi autori del suo tempo di teatro, quando scrisse La vita è sueño, finalmente... È veramente poeta. È poeta, ma solo lì. Mentre tu sei poeta sempre, ecco, è difficile, perché con lui dire Calderon della Barca e parlare allo stesso tempo del professor Raffo. Ma io ho visto che Silvio Raffo è insieme un qualcosa di incomprensibile. Prosa e poesia si uniscono e danza. Si fondono, hanno i tecnicismi e tutto ciò che è regola perfetto, ma c'è qualcosa di oltre. Vediamo un po', leggiamo l'incipit dello specchio attento. Terminiamo con l'incipit, va bene? Io scrivo questa storia per fare ordine in me. So che nell'ordine e nella luce è il bene, essendo il male oscurità e disordine. Se riuscirò ad avere innanzi a me tutto chiaro e distinto fin dal principio, forse ricomponendo tutti i pezzi del mosaico e guardando il quadro nel suo insieme, potrò vincere il mio male. E in effetti è vero quello che scrive per Interessanti nella postazione, che si può ricostruire spezzando. Sì, spezzando. E forse non è neanche fatto apposta, giusto? Invece La voce della pietra, che ti è piaciuto molto, è il libro dopo è stato tratto il film, che in Italia non è stato molto distribuito, con Emilia Clarke, la meravigliosa Emilia Clarke, che è una ragazza deliziosa, sì. Meravigliosa. Sì, però tra l'altro ci sono altri termini per lei. Mi è piaciuto molto un'intervista che tu hai rilasciato un po' di tempo fa, perché dicevi, per questa persona che ti intervistava, diceva, ma lei, professore, è una delle poche persone alla quale hanno cambiato parecchi particolari, sì, del libro, del romanzo, nel, sì, film, ed è piaciuto. Sì, e mi è piaciuto lo stesso. Come accade di norma, un film non è mai identico al romanzo. Assolutamente, cambiano, no, qualcosa. Nel mio caso sì, hanno cambiato parecchi dettagli, certo. Però mi sono piaciuti molto questi cambiamenti. La bellezza di questa attrice, mentre mi sembra che il libro... La mia protagonista non era così bella, Emilia Clarke è deliziosa. L'età poi... Però me l'hanno messa tutta casta, con i capelli... Sì, molto casta, ho visto. Stile generico, quindi va bene, corrisponde, diciamo, lo spirito... Fisico non molto, però nell'insieme va bene lo stesso. Il ragazzo, che nel mio libro ha 17 anni, nel film ne ha 11, sì, perché dicono che i bambini, un certo genere di film thriller, personali, certo, funzionano meglio. Ed è con questo che volevo concludere, anche se con te non mi fermerei mai. Allora, La vita irreale, scusami Silvio, ma a me piace infinitamente tutto ciò, anche addirittura la parola che è irreale. La vita irreale è il titolo di una delle raccolte di versi. Ed è meraviglioso. Perché così abbiamo fatto sia l'antologia, sia i romanzi, sia in i versi. In poco tempo abbiamo fatto, con te non la, è semplice. La vita irreale, cosa significa? A proposito, questo mi è venuto, La vita irreale, sì, quando avevo finito... Il periodo sul set del, sì, film, io sono stato dove abbiamo girato il film, la produzione era americana, però il film è stato girato in Toscana, e ho passato 2 settimane meravigliose in questa campagna senese, tornando poi l'ultimo giorno, dopo tutta questa indigestione di finzioni, perché, sì, se tu sei su un set cinematografico, vedi il trionfo della finzione, è tutto simulato, tutto finto, è l'antitesi al duello, il cimitero è tutto finto, capito? Allora io, che stavo in estasi in questa dimensione, mi trovavo benissimo, ho riflettuto poi sulla finzione e
su quella che chiamiamo realtà. In particolare il ruolo dell'attore. L'attore finge di essere un altro, no? L'attore finge, immedesimandosi in un personaggio, e di essere quel personaggio, e vive una storia che non è la sua, certo, dell'attore nella realtà. Allora mi è venuta questa poesia qua, insomma, che poi ha dato il titolo, no, alla raccolta. La vita è un irreale pantomima che ci inganna e ci fa sembrare veri sogni, timori, impulsi e desideri, in attesa che il falso si redima. Per questo recitare la finzione come realtà ci affascina e sublima le futili ovvietà della ragione. Ossia, anche noi nella vita quotidiana siamo costretti a recitare, giusto? Molto spesso ciò che viviamo è qualcosa di molto futile o basato su equivoci, illusioni, fraintendimenti. Recitiamo, come ci insegna anche Pirandello, una farsa, in una farsa con delle maschere. Nella recitazione invece che avviene sul palcoscenico o in un film è diverso, cioè noi non ci accorgiamo di recitare. L'attore recita una parte, si immedesima in una dimensione irreale. Ecco perché irreale e reale sono una continua altalena. Anche nella nostra vita ciò che ci pare importante e reale può essere un inganno. Recitare la finzione, perlomeno sai che stai recitando, è paradossalmente più gratificante che indossare le nostre squallide maschere. E non vorrei... È il gran teatro del mondo. Esatto, ecco. Nel mio La vita reale ci sono due sezioni, una è Melodicon e l'altra è Ironicon. Sono due vocaboli greci, vabbè, ma si capisce, sono anche italiani. E definiscono le due diverse, diciamo, dimensioni della raccolta. Di quella più scherzosa, ecco, si è aperto a punti interrogativi, e concludiamo con questa, perché sì, la poesia può essere anche leggera, graziosa, non sempre di contenuti estremamente pesanti naturalmente, anche se profondi, pesanti in senso positivo, certo, che hanno, certo, un peso, cioè hanno un peso anche questi. Sentiamo. La forma è molto leggera. Sentiamo. Punti interrogativi. Con me sono caduti in errore perfino i profeti d'amore, dicevano che non veniva appunto perché l'aspettavo. Da quanto non l'aspetto e non arriva? Così insoluto resterà l'enigma che non interessa a nessuno. Ero l'uomo che non sapeva amare o che la sorte condannò al digiuno? E l'altro, dei milioni di persone che ho avuto l'occasione di incontrare tra conferenze, premi, trasmissioni, concorsi, esami, viaggi, estate al mare, possibile non ce ne fosse una degna e capace di addomesticare il cucciolo ribelle alla fortuna? Ecco, questo è anche un modo di scherzare su qualche cosa che in realtà è un problema. D'altra parte, se prendiamo tutto troppo sul serio o tragicamente, come si fa a sopravvivere? È un modo di rendere irreale la vita, scherzandoci sopra attraverso la poesia, senza mai dimenticare, nel mio caso, la musica. Come vi siete accorti, ci sono le rime. Assolutamente. Guardate che non è molto usata la rima, non so se lo sapete, negli ultimi 20 anni libri di autori che usino la rima si contano sulla, certo, sì, perché viene considerata sempre qualcosa di desueto e poi troppo, perché parliamoci chiaro, ci sono tanti poeti bravi con ispirazione profonda che non conoscono la biblica. E quindi è un po' grave, me è un po' grave. Eh sì, non conoscere. Comunque, è come un musicista che non conosce la matematica. Attenzione, Leonardo da Vinci, Dorce, tutto è matematica, tutto è ritmica, tutto è regola, e ci vuole un lavoro di tecnica e di conoscenza anche per produrre un alito di parole. La tecnica in poesia la si deve conoscere.
Assolutamente. Poi uno può scegliere di non tenersi a certo, però è necessario. Silvio, io abbiamo concluso? Io direi di sì, ma allora concluso per adesso, perché sicuramente ci terrei a averti ancora. Ah, bisogna ricordare che quella mia trasmissione su YouTube, sì, che tu stai seguendo, sui poeti, è alla 15ª puntata, l'ultima che abbiamo registrato è dedicata a Lord Alfred Douglas e Oscar Wilde. Sono lezioni quelle che ti dai, sì, eh? Sì. Sono sul canale è L'Eco delle Muse. L'Eco delle Muse, bravissimo. YouTube L'Eco delle Muse. Perfetto. Che Michela segue di video. Assolutamente. Io ti ringrazio. Grazie, Silvio, a voi. Grazie a tutti voi. Arrivederci e non trascurate la lettura di ciò che vale la pena leggere. Concordo. Grazie a tutti per averci ascoltati e buona serata e buona continuazione dal professor Silvio Raffo e da Michela Montagnoli. Grazie.